Buongiorno amici di Italian Brew e benvenuti a Due Chiacchiere e un Caffè all'Italiana, il progetto ideato da Italian Brew e che vede protagonisti gli italiani che vivono a Edimburgo, con nazionali che sono riusciti ad esprimere i loro talenti in terra straniera. Oggi mi trovo nel sobborgo Broughton, in Newtown, che un tempo era un quartiere, era un borgo indipendente abitato esclusivamente da baroni. Ci sono quattro vie che ne ricordano i nomi e sono Barony Street, Broughton Place, Broughton Park e Broughton Street. Ed è proprio in questa via che io mi trovo adesso. Broughton Street possiamo definirla come una delle vie più cosmopolite e bohemienne della città. Possiamo trovare gallerie d'arte, negozi che vendono vini provenienti da tutto il mondo, c'è una teeria fantastica con un sacco di tè, ristoranti che vendono ogni tipo di specialità culinaria e caffè. Come potete vedere, oggi mi trovo proprio in un caffè. Si chiama The White Witch ed è gestito da Sara, la titolare. Ciao Sara! Ciao, grazie per essere qui con noi. Se ci vuoi raccontare chi sei, da dove vieni, come sei arrivata a creare questo piccolo gioiello ad Edimburgo, ok. Allora, sì, ciao, io sono Sara, ho 29 anni e vengo da Perugia. Non proprio Perugia centro, un paesino vicino, insomma. E allora, sono qua da cinque anni e mezzo, diciamo, e che sono volati e non avrei mai immaginato di aprire un bar. Cioè, era un sogno, però non avrei mai pensato di riuscire a realizzarlo. Invece qua è stato possibile, per fortuna. È stata un'avventura, però va tutto bene, insomma. La via, come l'hai scritto tu, è bellissima, mi sento come a casa. Siamo una grande famiglia, conosco tutti i vicini, tutti ci conoscono, vengono tutti i giorni, anche solo passano per salutare, quindi insomma è bellissimo. E apprezzano ovviamente la qualità italiana, perché non si trova facilmente. A proposito di questo, vorrei sottolineare una cosa fondamentale. Qui troviamo proprio prodotti che vengono dall'Italia e ora Sara ce li elencherà. Allora, dunque, ce ne sono un po'. Vuoi tenere? Sì. Ok, grazie. Scusate, siamo un po' col microfono. Dietro di noi potete vedere i cannoli siciliani che vengono da una pasticceria siciliana. E li abbiamo anche al pistacchio, quelli classici, sono i best seller. Proprio qua vanno pazzi per i cannoli. Pazzesco. Ma sì, incredibile, non me li immaginavo, pazzi. E sono un po' anche lo specchio per le allodole, perché molta gente all'inizio veniva solo per i cannoli siciliani. Ma dai! Sono l'unica nella via che li vende. Ah. E poi vabbè, il caffè, abbiamo insomma, caffè italiano per me è uno dei migliori, la Illy. Quindi wow, insomma, qualità ragazzi, caffè, qualità è buono. E poi vabbè, ovviamente siamo specializzati in torta al testo, che è un piatto tipico umbro. Come sapete, ogni regione in Italia ha dei piatti tipici differenti e noi abbiamo uno che si chiama la torta al testo. È una specie di, non la chiamerei focaccia, okay. Molto meno oliosa, molto più healthy, salutare, diciamo. E il nome è dato, e anche il gusto è dato dal testo proprio, che è una teglia di ghisa rotonda di varie dimensioni, che dà il gusto anche un po' rustico a questa torta. Wow. Salata, però ci si può mettere anche un Nutella in mezzo e non solo, buonissima. Poi te la farò versatile. Sì, e devo dire che piace molto, va molto, la gente torna solo per la torta al testo e sono orgogliosa, perché era proprio l'obiettivo principale. Perché almeno in Scozia, non so in UK, ma almeno in Scozia nessuno la conosceva, insomma, prima d'ora. Ecco. Unica, abbiamo una cosa che c'è solo qua, number one. Piace pure, yeah. E vabbè, nei tempi dietro si cuoceva, insomma, nel forno a legna, anche adesso. Pensa. Chi può? Noi non possiamo, okay. Purtroppo, però viene molto buona uguale, anche okay. Perché a casa, insomma, le famiglie, non abbiamo tutti il forno a legna a casa, no, purtroppo, no. Quindi insomma si mette il testo sui fornelli e poi il testo è versatile per tutto, si possono, okay, fare anche le bruschette, tutto, e dà questo sapore particolare, sì. E poi ovviamente gli ingredienti che si mettono in mezzo sono anche quelli principali, che migliore è salsiccia e erba, noi chiamiamo erba e salsiccia, in realtà sono erba, spinaci e bietola, okay. Sì, erba e salsiccia, che è la mia preferita, poi c'aveva pecorino. Adoro l'erba, anch'io.
Poi c'è pecorino e parma, cioè cotto, tartufo, salsa tartufata, melanzane, di tutti i tipi, insomma, c'è sicuramente quello okay. che vuoi. Hai anche un olio pazzesco. Sì, anche quello aiuta molto, insomma, si sente la differenza del gusto, perché l'olio viene da Assisi, è diciamo, un frantoio privato, diciamo, che ha aperto da poco, e l'olio è proprio extravergine d'oliva. Doc, e lo vendiamo anche in bottiglie singole, è buonissimo. Penso e la gente sente la differenza. Non sono stupidi. Penso sia DOPPP e qualcosa, sai, che quelle diciture. Sì, okay. Sì, ma non me ne intendo. DPP e qualcosa, super. Non me ne intendo, però per il resto. Ok. Senti, ma una cosa molto interessante: perché The White Witch? Una storia lunga, ma cercherò di accocciarla, okay. Diciamo. Allora, la storia originale è che sarebbe dovuto essere The White Witches, okay. Perché era un progetto che amo io e due mie amiche. Okay. Praticamente ogni volta che stavamo insieme succedevano di tutti i colori, e poi c'erano le energie particolari, cose molto strane. Però buone, perché sono le streghe che... Esatto, ecco perché The White Witches. Ah. E avevamo questo progetto di aprire qualcosa insieme, perché volevamo sempre, insomma, avere qualcosa di nostro. Poi, vabbè, è diventato The White Witch perché ho continuato da sola, purtroppo. Perse per strada le altre streghe. Vabbè, una poi è tornata qua, perché era andata in Italia, ecco, okay. Perché poi non è andata avanti in porto, è tornata qua e ora lavora con noi, per fortuna, okay. E l'altra ci fa da cliente, da costume. E qui è l'altra, vuoi venire a fare un saluto? Dai, vieni a fare un saluto, vai, guarda, che bello, facciamo molto, sì, Made in Italy, ciao, tu sei? Ciao, sono Maria. Ciao Maria. Piacere. Piacere lavorare qui. È un piacere. Lei è a doppia nazionalità, se sbaglio. Sì, mezza scozzese e mezza italiana. Che sono mix, ragazzi. Nativa di Edimburgo. Wow, che mix. In Italia? Torno a pulire Benevento, in provincia di Benevento. Perfetto. Grazie, un bacio, bye. Ciao. Have a wicked day. Yeah. Senti, ciao Ilaria da Sardegna, da Cagliari. Aio. Ascolta, ma invece che cosa ti manca dell'Italia e che cosa non ti manca? Allora, beh, il cibo, per quanto cerchiamo di avere le stesse cose qua, ovviamente anche quello che cucina la mamma è diverso, ecco, anche perché ho la passione della cucina, perché la mamma cucina benissimo, e vabbè, i paesaggi, gli amici, la famiglia, però solo questo, devo dire la verità. Cosa non ti manca? Non lo so, non tante cose, però racchiuse, che possiamo dire, la mentalità della gente in Italia, che è un po' chiusa, okay. Che è una cosa che noto ogni volta che torno in Italia, è il sistema non funziona, c'è poco lavoro, c'è... Tu alla fine hai 29 anni e stai dimostrando che se una persona lavora, si dà da fare, è molto determinata nei propri obiettivi... può affermarsi. Assolutamente sì, infatti è anche una cosa che ho detto all'inizio appena aperto, non è stato facile, non è facile ovviamente avere un business anche all'estero, ma anche in Italia sarebbe stato forse ancora meno facile, però se hai un sogno, un obiettivo e lo vuoi raggiungere e ci metti il cuore, la speranza, la fatica, tutto, alla fine si può fare tutto. Bellissimo ragazzi, sì. Stupendo. Solo questa crederci. Sì, solo crederci, e soprattutto sei la prova che non so, mi sembri appagata. Sì, è dura, però chiami pazza, ma se dovessi tornare indietro lo rifarei dall'inizio tutto, dai tre lavori che ho fatto prima di aprirlo a insomma tutte le corse, lo stress, i pianti, sudate, ma anche i sorrisi, perché ci sono cose buone e cose cattive. Sì, però tiriamo fuori solo quelle belle. È bello, brava. È bello perché eccola qua, la strega bianca, le persone tornano, grazie, tornano, fanno i complimenti, insomma fanno tanti complimenti, si vede la differenza, e poi escono sempre soddisfatte, questa è la cosa più importante. Prima di chiudere l'intervista, io so che un giornalista è venuto a intervistarti, un giornalista italiano. Sì, è una ragazza che è stato tramite messenger, diciamo, tramite messaggio, perché ovviamente io stavo aprendo e lei è, insomma, ha scoperto che io stavo aprendo questo posto, è diventato abbastanza virale, non me lo sarei mai aspettato, perché ho avuto clienti appena aperto anche da Ischia,
dall'Abruzzo, dal Lazio, dicendo che hanno visto l'articolo su internet e che trovandosi a Edimburgo sono voluti venire qua a mangiare la torta al tesso e a provare le specialità, e non me lo sarei mai aspettato. Pazzesco, bellissimo. La qualità attira, non c'è niente da fare. Ok, senti Sara, io ti ringrazio, la nostra intervista è finita. Grazie. E puoi ripetere, siamo in Bruton Street numero 43. Oh, wow. La nostra intervista è finita e noi un grazie di cuore a Sara che ha voluto condividere con noi la sua storia e il suo punto di vista. Grazie. Per chi invece fosse interessato a raccontarci la propria storia o proporci un progetto o vuole aderire solamente alla nostra associazione, può contattarci via mail scrivendoci a hello@italianbrew.co.uk. E per finire noi chiediamo sempre ai nostri ospiti di salutarci con il dialetto, diciamo, della terra di provenienza, e quindi ti chiediamo se ci fai un saluto in, si dice perugino? Sì. Come i baci perugini, sì. Ok, perugine, vai, vai. Che scontato, ok, un saluto. Ciao Freghi, ciao Vedemo, ciao. Ciao Freghi, ciao Vedemo, e noi ci vediamo la prossima settimana per una nuova intervista, ciao, ciao. Ciao.